Eccoci qui di nuovo per giocare su Spelltable, carte fisiche ma a distanza, senza doversi trovare da qualche parte per vedersi. Bene, oggi avremo di nuovo come ospite Baldo, direttamente reduce dal Pauper Geddon di Roma. E vediamo subito, senza ulteriori indugi, con quale mazzo andrò a testare le capacità del mazzo di Baldo. Allora, vediamo subito. Questa volta farò una presentazione un po' mista, non prima tutte le creature, poi il resto e poi la mana base, perché ci sono delle interazioni che voglio evidenziare al di là delle categorie. Cercherò comunque di categorizzare le carte visivamente. Allora, cominciamo. Traben Inspector, 4 per. Non serve neanche dire cosa fa perché la conosciamo molto bene, è presente in moltissimi mazzi. Effetto ETB, metto in gioco Clue. Dopodiché, 3 Ratto Predatore. Ratto Predatore è 1-1, costa CC2, nera. Quando entra in gioco, ogni avversario scarta una carta. Ah, piccola premessa: questo mazzo, come dirò anche nel video, è un mazzo pre-Lost Cavern of Ixalan. Quindi è una versione di un Orzhov, evidentemente. In parte discard con delle reiterazioni interessanti, che però non utilizza le carte della più recente espansione. Motivo per cui ci tenevo a giocarlo, a portarlo sul canale prima che fosse troppo outdated, troppo superato. Ovviamente un mazzo del genere vedrà nuova luce, riceve nuova linfa vitale dalle carte di Ixalan, una delle quali è la nuova Lumaca. Sempre CC2 nera 1-1, come effetto TB invece che fa scartare una carta, fa esiliare la carta dalla mano dell'avversario, che è un effetto oggettivamente migliore. Inoltre mancheranno, vedrete, tra le removal non ci saranno le Tithing Blade, che sono una staple assoluta ormai del formato. Chiunque se ne compri due set, perché in molti mazzi sostituiranno i Chainer Sedict. Non in tutti, e quindi vediamo come andiamo avanti qui con il nostro mazzo, tenendo conto appunto che ci possono essere delle costruzioni migliori di questo tipo di mazzo alla luce delle nuove carte. Questo è ancora old format. Poi mi allontano dalle creature per insistere sulla capacità scartacarte con 4 Hopeless Nightmare, un incantesimo interessantissimo. E costa un mana nero, quando entra in gioco ogni avversario scarta una carta e perde 2 punti vita. Effetto non assolutamente trascurabile, la perdita di punti vita in associazione allo scartacarte. In più ha un effetto simile a quello dell'Omen of the Dead, che pagava 3, sacrificava e faceva scry 2. Questo paga 3 e lo si sacrifica, e in generale quando va in cimitero fa scry 2, indipendentemente in che modo va in cimitero. Quindi si può fare con un bargain, si può fare con un sacrifica in qualche altro, per qualche altra ragione, l'incantesimo e così via. Adesso voglio subito mostrare delle iterazioni, ovvero qui abbiamo tutte creature incantesimi con effetti ETB. Quindi giochiamo 4 Skyfisher, non giochiamo evidentemente i Glint Oak in questo modello perché non abbiamo gli artefatti da reiterare, e mi interessa reiterare invece soprattutto gli Hopeless Nightmare. In una versione con i Glint Oak si potrebbero usare i Beetle, che sono degli equivalenti ma artefatto, ma a quel punto invece gli Hopeless Nightmare non sarebbero bersagliabili comunque dal Glint Oak. Invece io insisto con effetti, quando entra in gioco di prendere in mano un permanente, con gli Aviary Mechanic. Gli Aviary Mechanic sono dei nani artificieri. Sono praticamente delle Core Skyfisher scarse, quindi stesso effetto ETB, ma sono 2-2 invece che 2-3 e non volano.
quindi sono delle Skyfisher molto più scarse, ma qui quello che mi interessa è avere un body in campo e sfruttare e reiterare gli effetti TB. Dal momento che stiamo parlando di effetti TB e di incantesimi, eccolo qua l'Omen of the Dead, in una coppia singola, che sinergizza perfettamente sia con gli Skyfisher che con gli Aviary Mechanic. Quindi in risposta a un rimuovi cimitero, gioco con Flash l'Omen of the Dead, con il quale riprende in mano con Skyfisher, che riprende in mano Omen e così via. Quindi è una fa dei loop estremamente interessanti, sia con Skyfisher che con Aviary Mechanic. Poi, altro modo per reiterare gli effetti ETB, ninjutsu. Mukotai Ambusher CC4, 1 più 3, è un 3-2 lifelink con ninjutsu 2, 1 più 1. Questo lo posso utilizzare sui miei core Skyfisher che sono evasivi, su una qualsiasi altra creatura che non viene bloccata quando ho un board più importante, e consentendo quindi di riprendere in mano qualcosa che quando rientrerà in gioco mi darà una qualche forma di vantaggio. E restando in tema effetti ETB, Goliath Paladin, una delle nostre sostanzialmente win condition. Beh, allora, la prima win condition è il fatto di avere un board importante dopo aver bloccato un po' l'avversario, aver fatto danni con gli Hopeless Nightmare, magari reiterando, di avere un board soverchiante, quindi lì riuscire a vincere di danni, ma poi il tutto si concretizza, come dire, si passa, i duri cominciano a giocare quando riusciamo a mettere giù un Goliath Paladin, oppure sia come win con che come creatura evasiva che come fix del mana, tre troll di casa Doom. Troll di casa Doom non li descrivo neanche perché li abbiamo già visti più volte anche in questo formato. Passiamo ora a un po' il comparto effetti e controllo. Ephemerate. Due copie di Ephemerate, perché alla fine questo mazzo, capite, è una sorta di versione rimaneggiata del Lords of Ephemerate. Le win con sono quelle, ma si aggiungono tutti gli effetti di reiterazione. Quindi Ephemerate, che possono andare su una qualsiasi ETB, possono salvarmi una creatura bersagliata facendo frizzare una magia avversaria. Solo due, perché di più poi non rischio di averli morti e non vengono reiterati come in un Jeskai Ephemerate o simili. Cast Down, non dico nemmeno quello che fanno. E due, Journey to Nowhere. Journey to Nowhere, importanti rimozioni bianche qualora non avessimo il nero per qualche motivo, ma che soprattutto sono eventualmente reiterabili con core e con aviari, come abbiamo già visto. Questo vuol dire che se io li utilizzo per esempio su una pedina, su una creatura token che quando lascia il gioco smette di esistere, posso riprenderlo in mano, rigiocarlo senza aver svantaggi, oppure posso semplicemente cambiare il target. Suffocating Fumes rimuova il generica una sola, perché non ci sono così tante situazioni, così tanti mazzi che contro i quali un -1/-1 tutti è effettivamente salvifico. Reparto Peschini, andiamo sul classico, 2 Ichor Wellspring e 4 Deadly Dispute. Solo 2 Ichor Wellspring perché Deadly Dispute sostanzialmente preferisco usarle in risposta su creature o, come vedrete, una terra artefatto su cui andare a giocare Deadly Dispute. Ci sono sempre situazioni in cui preferisco, cioè sono più importanti le Deadly Dispute in mano piuttosto che avere un pari numero di Deadly Dispute e Ichor Wellspring. Cioè, se devo tagliare qualcosa tra i pescanti, taglio piuttosto le icore piuttosto che i dispute. Poi, ultime carte che non fanno parte della mana base, Prismatic Strands. Prismatic Strands per salvarsi due turni di attacco, per conservare iniziativa e così via. Guarda invece la mana base, abbastanza elementare, nel senso che ci giochiamo 5 paludi. Anzi, brutto metterci tra le tre carte, faccio un po' di spazio,
Facciamo un po' di spazio, creature, incantesimi, utility, removal, throw, ok. Dicevo, 5 paludi, poi 5 fonti di mana bianco, nel senso 4 pianure e un Ancient Den sacrificabile con Deadly Dispute, è lì solo per quello, ma non volevo esagerare quale artefatto. Poi abbiamo una copia di Sunlit Marsh che può essere preso con i troll, quindi a me ne serve uno per fissare con quel mana bianco che mi può servire se parto con paludi e troll in mano. Già per farmi il mana bianco quando mi serve. Poi altre due dual però distese desolate, quindi le dual che fanno guadagnare un punto vita quando entrano in gioco. E poi abbiamo monocopia di Bojuka Bog, 8 contro Graveyard, che in quanto permanente può essere preso in mano con le Skyfisher, con gli aviari mechanic e con le Hordes of Basilica in quanto terra. E poi due Witch Cottage, che sono paludi, quindi le posso prendere con i troll, che sono terre, che posso quindi riprendere in mano con gli Orzhov, che sono permanenti, che posso riprendere in mano con aviari e con Core Skyfisher, creando anche qui un po' in modo molto meno efficiente rispetto all'Omen of the Dead, ma creando dei loop tra le mie creature che interagiscono col graveyard e le mie e questi permanenti che hanno questi effetti qua. Ricordo, Witch Cottage è una palude, entra in gioco tappata a meno che io non controlli altre tre paludi o più. Se entra in gioco stappata, rimetto in cima al grimorio una creatura dal mio cimitero. Bene, questo è il deck, è abbastanza chiaro quello che fa, è pieno di interazioni con l'avversario, interazioni interne, ha un po' di controllo, un po' di svantaggio carte per l'avversario, ha tante cose, io lo trovo molto divertente da giocare, vediamo come performa contro Bando. Bene, buondì Baldus Baldus, che può essere qui a giocare solamente perché sei mezzo malato e Sì. quindi Buongiorno. pseudo salti lavoro. Buondì, buondì. Eccoci. Cerchiamo di cavare qualcosa di positivo dalla malattia, se non altro. Allora, stai già mischiando il mazzo? Sì, dai, ecco qua. Prendiamo un D20. Hai un D20 a portata per andare al più medio? Assolutamente sì. Eccolo. Allora, io vado di D20. Guarda, io ho fatto un tiro, ho fatto 9, quindi difficile da battere, Ho fatto un 4, quindi direi eh? che non sono il più bravo. Non sei il più medio. E quindi mi sa che sarò il primo a pescare 7 e a dirti se tengo. Ora, ci tenevo a giocare presto questo mazzo perché è un mazzo che andrà modificato con la nuova espansione. Tra l'altro, quando questo video uscirà, tutti staranno già utilizzando le nuove carte da un po', e quindi sarà un mazzo vecchio ormai, vecchio, vecchio. Ma volevo portarlo almeno una volta. Tra Io l'altro, anche ho un mazzo. No, prego, prego. no, dicevo che tra l'altro sei anche reduce recentemente dal Pauper Geddon di Roma, dove ti sei presentato con un bel bye al giorno day 1. Ma tanto tutti, tanto sul canale tutti lo sanno perché tutti avranno visto il vlog del Pauper Geddon, le due puntate fantastiche della vostra cronaca di questa avventura. Meraviglioso, quanta invidia non essere stato il Pauper Sono divertiti un sacco, gente super coccola, tutto stupendo. Poi faccio vedere un paio qua. Geddon. Ah, le pedine! Fighissimi i token foil di. Oh, questo c'è Zatrika Mamma di mia! Mezzocelo in France. Mettili che adesso ti ho messo la cam alta, falli vedere di nuovo.
Che belli. Voglio tantissimo quei token. Sono veramente belli. Super, super. Ci sta, bravissimi. Allora, Avevo spoiler anche per cioè, sì? questo e questi solo per quando giocherò. Belli samurai, chissà perché mazzo, voglio dire. Già, il Boros incoming. Quindi mi aspetto di trovarti con un Boros durante la stagione invernale della Lega Pauper Friuli. Bene, bene. Ci Boros attrezzeremo. oppure Bardu. Oppure Mardu. Addirittura, Mardu Synthesizer. Ok. Allora, guarda, tornando a noi. Io ho un bel kit qua. Tu come sei? Anch'io ho un bel keep. Allora, io mi prendo la cam e vado. Gioco la pianura con la quale gioco Ultra Abbey Inspector. Mi fai il mio bel clou, Ottimo. vai pure. Prendo la cam. No? No, te l'avevo già data io. Scusi. Tappo Vespa. Faccio una palude e passo. Ok, stappo, pesco, direi palude e farei un Icoru Wellspring. Pesco Ok. delle icore e vado in attacco per uno. E io lo prendo. Tutta tua la cam, vai pure. Elemento, stacco un elemento fresco e trovo un'altra palude e poi un bellissimo Nelbas. Ah, quindi la versione migliore quando entra dell'icore. Bene, bene, profetizza e pesca. Sto valutando. Ma lo terrò un tot per questo. Poi andare. Allora, stappo, pesco di turno, un mana nero più uno. Nel dubbio ti direi ratto predatore, scarta una carta. Ok. Scartare una carta. Ti scarterò un Swan Prowler. Ma ti presenti? O sei mazzo nero, uomo vero. Intanto gioco un Salit Marsh, entro per 1-2, quindi un danno. Prendo. Ultrabe. E vediamo che cosa mi stai proponendo. Vai. Vedremo del mana verde in quel Golgari o vedremo proprio nero puro controllo. Non è andato a sapere. Ovviamente c'è un altro Lembas. Oh, scava, scava, vediamo cosa cerchi. Metto in fondo Non era pesco lui. e poi ti gioco come terra una basilica Orzo Oh, siamo in Mirror Orzhov. e Ottimo. passo. Allora, io stappo. Vediamo se la race mi premia. Allora, io, mana nero, ciclo troll di casa Doom per una palude. Normale palude che metto in gioco come terra del turno. Mischio, 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 mischio. Dopodiché, non riesco a farlo questo giro. Allora, intanto attacco per due. Prendo. Altri due danni. E poi giocherò una Traveling Inspector e andrò di Korskaj Fisher, con cui riprendo in mano i ratti. Ok. Vai pure. Faremo intanto una disputa sul Lembas. Ci sta. Poi pesco due, e ti metto giù Il più bel tesoro della settimana. tesorini. Eccolo là, bellissimo. E poi io ho otto carte in mano.
Nonostante i miei discard, bene, bene, ottimo, mi sento utile. Faremo una Echo Westfield. E devo per forza andare in discard adesso, scartando un castello. Ok. Ricordate. Allora, io stappo. Pesco. Boh, se vuoi scartare, scarta. Vai, scarta ancora con ratti. Ratto predatore. Dai, scartiamo un arco adesso. Ok. Dopodiché... Ma io ho giocato un Traven senza aggiungere un clue. Ah, adesso ho due clue. Giocherò palude. Giocherò Traven, quindi ho un terzo clue. Sarà questo. E andrei in combat, visto che lì è tutto vuoto, con le due Traven e con il Core Skyfisher. 4 danni. Sì, prendo. Bene. E vai pure. Basta questo. Terra. Facciamo un altro Lembas. Sicuramente stai scavando molto. Il problema è che non mi sembra che tu stia trovando quello che cerchi. Non stai. Corretto. Con un mana ti gioco anche una Blood Fountain. Ok. E fai una Token Blood. Bello anche quello. Token di tempo so. Ok. E poi passo così. Ok, io in hand spacco clue e pesco una carta. Sei tapped out adesso. Adesso che ho spaccato clue, sì, sono tapped out. Buona, allora risposta all'attivazione clue e fare cast down sulla Skyfisher. Skyfisher se ne va. Ok. Ho pescato. Adesso ho stato. Pesco di turno. mi mangio un altro clue. Pesco. Vado in combat, provo ad andare in combat con questi 4 creature. Mi prendo, vado a 8. Va bene. E a questo punto pagherò 2 per giocare una Skyfisher. Tu sei pieno di carte in mano, è tipo 6 carte. Ne ho 4. 4? Allora riprendo in mano i ratti, che potrebbero tornarci utili tra poco. Adesso non c'ho il mana, però insomma arriverà il mana. Passo. Vorrei partire facendo disputa sulla Wellspring. Pesca le tue 3 e fatti il tuo tesoro. Oh. Ho 7 carte in mano, 5. Diciamo che farò un Lembas. Hai visto un sacco di sassi, però... La tengo su e la pesco e ti gioco anche una Sanding Sash. Ok. E poi bisogna andare. Mi riprendo la cam, stappo, pesco. Giocherò pianura, farò un bianco e un nero e ti farò scartare una carta.
scarto lo staffato. Poi giocherò un bianco, un nero, giocherò aviari mechanic, dwarfo, nano artificiere, dwarf artificer. Quando entra in gioco è un 2-2 che cammina. Quando entra in gioco riprendo in mano un permanente che controllo. Riprenderò i ratti, rigiocherò i ratti e ti direi scarto una carta. Scartiamo Thorn River Dusk. Giustamente. Andrei in combat con la Skyfisher e i tre Traben. Vorrei fare una cast down sulla Skyfish prima dei raid. E mi prendo i tre. Vai pure. Stop this proof. Farò Reckless Bargain su un Lembas. Sì, ti riguadagno 2 punti vita e peschi 2 carte. In due mani faccio un altro requiem su Lembas. Altri 2 punti vita, altre 2 carte. Beh, diciamo che il mio far scartare non è che abbia tutto questo grande effetto nel tuo mazzo. Fortunatamente è lungo. Ok, non male. E io direi che puoi andare. Mi riprendo la cam, stappo e pesco. Allora, prima di tutto vado in combat. E sarebbero 6 se non fai niente. Penso solo un attimo. Sì, pensa, pensa. Quante carte in mano? 3 carte in mano. Per me sono 6 danni, li prendo da 3. Seconda fase magie. Seconda fase magie. Allora, io andrò a ciclare un Suffocating Fumes perché ho l'impressione che non mi stia seguendo. Creatura, Sì. gioco poker. Esatto. Poi ho pescato la carta. Poi metterò in gioco un Bojuka Bog, quindi il tuo cimitero viene esiliato interamente. E poi però passo, vai pure. Alla tua end. Ci penso un attimo. Sì. Vorrei pagare un mana, spaccarmi il Blood Token scartando un Goliath Paladin e pesco. Carta. Ok, ciao Goliath Paladin. Stappo. Saranno spostate le carte. Mentre stappo pesco. Allora, dai, andiamo ormai. Siamo in ballo, balliamo. Farò Thorn of the Black Rose e Diventi il riprenderò il monarca. monarca. E poi io direi che passo e pesco di monarca. Sì. Allora, tu sei a 3. Hai un bloccante che cammina. Hai il mana per guadagnarti 3 punti vita. E E ho 6 carte in mano. hai 6 carte in mano. Allora, pesco. Allora, facciamo che hai 5 carte in mano. Ratto. Toglieremo un editto di Cesar. Allora,
Pagherò un nero, un bianco, sacrifico clou per pescare. Ok. Farei un bianco, un nero e giocherei un Journey to Nowhere. E allora? Sì. Quattro mana. Vorrei rispondere a Journey to Nowhere. Sì. Al fatto che entra in gioco? Al cast. No, va bene, giorni. Giorni entra. Il trigger di giorni andrebbe a bersagliare la tua Thorn of the Black Rose. Vabbè, va bene. Ok. A questo punto andrei in combat di nuovo con tutto. Quindi sono 5 creature per un totale di 6 danni. E vorrei fare un Spitting Fumes. Però me ne fai fuori solo uno, eh? No, i due ratti e tutte le creature prendono meno uno, meno uno. Ah, non fanno danni, certo, giustamente. Quindi subisci solo un danno. Il meccanico si fa danno. Giusto, io pensavo all'ucciderle, però effettivamente non fanno i danni. E i ratti muoiono tutti e due, certo. Io prendo un danno purtroppo dal meccanico. Prendo un danno da meccanico. Mi rubi il monarca. Ti rubo il monarca. Perché non ho un token monarca qui. Ero convinto di avere qua un monarca dopo me lo prendo. Vabbè, ce lo ricordiamo tanto. Ho il monarca, giocherò a terra del turno che sarà un Lords of Basilica che riprende in mano il Bujukabog. E sì. Passo e pesco di monarca. Start pesco, dai. Colombo Jukabog. Ah, certo. Dico ok, no, certo, sono coinvolto nel Jukabog. Il cimitero sì, sì, se sì. Ne va. Io sta qua voglio giocarmela coi dentro, le unghie coi dentro. Quarto, Paladino, entri nel dungeon e ti prendi una terra base. E poi puoi andare. Allora, io stappo, pesco allora, io proverei a fare così: due mana, avviare i mechanic per Journey to Nowhere. No, aspetta, che no, che scemo. Rientrerebbe l'altro, quindi l'avviare mechanic lo faccio comunque su Icore, okay. E rigioco Icore per pescare una carta. A questo punto farò terra del turno Ancient Den. Tu hai 3 mana e 4 carte in mano. E 4 carte in mano, sì. Però 3 mana mi suonano male. Però non ho alternative, devo provare a farti usare quello che devi usare. Una avviare per entrata. Dimmi? Una avviare meccanica per entrata. Giusto. Io ho dei blocchi, ti voglio bloccare la Very Mechanic, sì. E vorrei spaccarmi l'Embas. Temevo Prismatic Strands. Invece no, questo mazzo. La meccanica muore e subisci
tre danni, vai in tre punti vita, quindi vai, se ne rimani a due. E io prendo però, iniziativa. Prendo iniziativa, mi prendo una facciamo una swampina. Ecco. Ce l'ho in mano e passo. Tocca a te. Esco. Inizierò con un cast down sulla vera meccanica che hai stappata lì. Sì. Poi vorrei andare in combat e attaccarti per 3. Attaccarmi per 3. Aspetta che finisco di rimescolare. Il mio dungeon è sempre qua. Lo mettiamo qua che si veda così. Ecco, però io invece ce le ho le prismatiche di main. E quindi io proverei a giocare una prismatica dichiarando bianco, dicendo che le fonti bianche non fanno danni questo turno. Ok, va bene. Posso fare una terra e però sì, stai, provo. Farò uno snuff out castato su una delle trave. Sì, ciao trave. E poi passo. Allora, io stappo. Ah, prima tra l'altro non ho pescato di monarca, mi sono dimenticato di pescare di monarca. Rimarrà lì perché ci sta, errore, non ho pescato. E, avanzo nell'host well però, quindi faccio scry 2 in upkeep, faccio scry 2 e farò top e pesco di turno. Mm-hmm. Pesco di turno, comincerò facendo una disputa su Liquor Wellspring. Certo. Quindi metto in gioco tesoro, pesco tre carte. Poi poi con 6 mana, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana, mi rimane stappata solamente la Sunlit Marsh e il tesoro. Sì. Giocherò un troll di casa Doom. Va bene. Troll di casa Doom, giocherò terra del turno. Palude. E passo perché non sono letale, pescando di monarca però. Ok, vuoi fare un turno, cosa che abbiamo dal buco? Niente, troppo forte il Tris di terra in mano, ce la concedo proprio per dire sì. Vabbè, però sai, purtroppo sei entrato in gioco troppo tardi, all'inizio hai scavato tanto, avevi una mano con delle buone pescate. Sì, però i miei Crypt Rats erano far festa tutti in fondo al mazzo probabilmente, quindi cercavo quelli, bastava metterli giù, fare 3 x 3. Li pulivo, ti gestivo abbastanza, solo che poi mi sei riuscito a prendermi il monarca. Sì, ero troppo sotto di vita per farti uno snuff out, quindi era una situazione molto brutta quando ho lasciato proprio gli emblemi. Sì, era. Avevo il higher ground, come si dice, no? Sì. Bene, side e poi G2. Volentieri, adesso seguiamo. Allora, G1
è andato piuttosto bene, però diciamo che quando è come giocare a ping pong contro il muro, il mazzo di Baldo le ha fatto diggare molto nel mazzo, ha pescato molto, un sacco di sassi, però di fatto il mazzo di Baldo non ha giocato. Quindi in realtà è come se non sapessi ancora cosa mi sto trovando contro, sebbene più o meno si cominci a immaginare quale sia la direzione. Cosa abbiamo visto? Molto pescare carte, abbiamo visto alcune removal, abbiamo visto poche creature importanti, abbiamo visto che fa monarca, abbiamo visto che prende iniziativa. Penso che ci troviamo abbastanza avvantaggiati in questo, perché abbiamo anche noi un po' di removal, non molte. Abbiamo tante creature per prenderci il monarca all'iniziativa quando qualora lui lo generasse. E a quel punto abbiamo però strumenti per tenerla con gli strengths e così via. Vediamo un po' che cosa ho preparato per side e vediamo come utilizzarla. Allora, side, siamo in un mondo di glitter e di affinity, quindi revocare esistenza li preferisco ancora rispetto ai dust to dust, e sia perché hanno la doppia, costano un mana in meno, un mana bianco in meno nello specifico, esiliano comunque, ma sono valevoli, cioè vanno bene sia contro gli Affinity Glitter che contro anche incantesimi in generale. Inoltre, specialmente contro Glitter che utilizza i Ninja e Traveling Inspector, che non sono creature artefatto, poter muovere direttamente l'incantesimo invece che solamente la creatura fa una grossa differenza, può salvarti in molte situazioni. 2 Dawnbringer Cleric, onnipresenti in side o in main in mazzi che usano il bianco perché sono molto versatili. Guadagni dei punti vita, distruggi incantesimo oppure esilia carta dal cimitero. 3 di body per 2 mana, assolutamente vale. Circolo protezione blu, sempre più di moda, sempre più visto in giro. Sta lì, protegge, una volta che scende, annulla quasi completamente tutti i Delver, tutti i mazzi Terror, quindi ultimamente girano molto, ci sta. Bomba arcana nichilista, se si usa il nero, un po' di hate verso il cimitero ci vuole. Abbiamo un Bojuka Bog, certo, reiterabile, però insomma bisogna avere inside qualcosa per essere più presenti contro il cimitero. Bomba arcana nichilista col nero, perfetta. Se fossi contro un mazzo che usa molto il cimitero, metterei dentro sia Dawnbringer che nichilista, in tutto sarebbero 6 carte nel mazzo che possono aiutarmi a contrastare la strategia dell'oppo. Poi, come contenere gli Swarm? Cryptrats, la bellissima versione nuova, giappo, sappiamo tutti cosa fare i Cryptrats. Qua si tratta di eliminare grandi quantità di piccole creature, pulire il board, abbiamo un po' di sistemi per guadagnare punti vita con il lifelink, quindi tutto sommato di solito possiamo sperare di essere un pochino in vantaggio su quello. E poi Chainer's Edict, perché le creature inversagliabili ci fanno giustamente sempre paura. Non abbiamo tante remove nel mazzo, perché non serve avere tanti Chainer's Edict di side. Qualora ci fossimo, penso io adesso contro Aure, metterei dentro i Cryptrat e i Chainer's Edict, togliendo tutti quelli a spot removal, quindi togliendo i giorni, togliendo i cast down e così via. Bene, cosa facciamo contro Baldo? Sicuramente non ci interessa revocare esistenza. In generale direi che non ci interessa distruggere incantesimi, 2 punti vita non ci fanno la differenza, non siamo contro un agro. Esiliare carta del cimitero, poche le situazioni in cui lo vedo essenziale. Interagisce con il cimitero probabilmente, ma non così tanto. Andare a rimuovere un Chainer's Edict, ma bah, insomma non lo siderei in. Professional Blue, è chiaro che se ne va subito. Bomba Arcana Nichilista, stesso discorso. Non credo che serva rimuovere il cimitero. Cryptrats, no, ho visto poche creature sue, potrei metterlo dentro come chiusura, ma sinceramente non, vanno bene in molte situazioni come chiusura, ma non così spesso e ho obiettivamente soggetti migliori per chiudere. No.
Scriptrats anche non entrano. Chainer's Edict, invece, quando siamo di fronte a poche creature grosse, ci sta. Due removal che si duplicano perché hanno flashback sono un buon acquisto per il mazzo. Non so, o meglio, è opinabile secondo me se mettere al posto di altre removal, quindi al posto, beh, non dico dei giorni che sono in realtà, interagiscono anche con altre parti del mio mazzo in modo positivo, quindi quelli li lascerei. Cast Down al posto di Chainer's Edict. Io credo che la cosa migliore qui sia invece aggiungere due removal al mazzo per garantirci ancora di più di mantenere iniziativa qualora la facessimo noi, o la rubassimo, iniziativa o monarca, le rubassimo da lotto. Quindi dentro due Chainer's Edict cosa togliamo? Togliamo sicuramente Suffocating Fumes. Suffocating Fumes non ci serve a niente in questa situazione. Non ho visto creature che abbiano uno di body su, e la situazione in cui gli impedisco di farmi danni dando meno uno, anche lì è poco realistica. Non ci sono cose che hanno meno uno, mi risparmio completamente, mi salvo. Quindi fuori i Suffocating Fumes. Un'altra carta da rimuovere. La strategia del mazzo che ha performato peggio è la strategia Discard, perché lui pesca molto, è pieno di sassi, è pieno di dispute e bargain, quindi fagli scartare carte, spesso vado a far scartare da una mano quasi piena o piena, il che vuol dire che gli do ampia selezione di scartare quello che ritiene meno utile. L'effetto discard diventa quindi meno rilevante. Per inserire due Chainer's Edict, fuori Suffocating Fumes e fuori un ratto, che è il discard più pesante, che interagisce in modo meno efficiente con i miei rimbalzini. Bene, proviamo questa strategia, andiamo a G2, vediamo se la chiudiamo. Allora, G2, post side, vediamo quanto drasticamente abbiamo modificato i nostri mazzi per questo scontro epico. Speriamo di avere qualcosa da cui fermarti finito, quindi. Guarda, io ti aiuto subito andando a mulligare a 6, perché neanche una terra. Lo dirò prima io, inizio io a mulligartelo mucho prima. Però sì, anche per me. Sì. Tra l'altro non ho ben capito se questa cosa di dichiarare il mulligan prima è mandatorio, cioè è obbligatorio dal regolamento, o è solo una possibilità, quindi il giocatore gioca per secondo può non dichiararlo finché... No, io sono prima di te e voglio andare a 6, te lo dico subito, poi tu vedi se vuoi andare a 6 anche tu e lo devi fare subito, eccetera, finché uno si ferma. Sì, però volendo io potrei darti un'informazione, cioè nel senso è a mio svantaggio darti l'informazione del mulligan anche se prima di quando sono obbligato a darla. Sì, se tu adesso stavi per dire vado giù, avrei fatto ok, magari potevo pensarci, però no, devo essere io prima. Però non posso prendere queste 5, vado a 5. Vado anch'io a 5, don't worry. Ok. Siamo super in sintonia in questo fastidioso inizio di Game 2. Avevo una terra e solo droppa 2. Avevo una terra in mano e solo droppa 2. Non ho dovuto pensarci tanto, ecco. Capito, essere un dead draw, magari pesco la terra, ma... Le partite perse in questo modo ormai sono non countable. Quindi stiamo andando a 5, giusto? Sì. No, io tengo a 5. Vediamo se io tengo a 5. Allora, tengo anch'io a 5. Devo riflettere su che cosa mettere sotto. Sarà questo e questo. Due carte sotto, 5 in mano. Per me puoi andare. Allora, ho la forma del passo. Ok. Io pesco di turno. Questo. E giocherò invece un Sunlit Marsh tappato e passo. Già ho fixato il colore. Pesco. Passo. Hai tenuto Wallander a 5. Perché andare a 4 era troppo penalizzante. Perché ho delle belle giocate se arrivo a 2. Ecco.
fine. Allora, palude e farò Ikor Wellspring, pesco da Ikore, passo. E quello è un bel equipaggio. Io posso ciclare troll, però troll contano come partita. Delle terre, è giusto così. Sunlit March e poi il Mar. Sì. Vediamo la stessa mana base in questo momento. Io approfitterò di questa pausa per fare una disputa su Ikore. Certo. Pescare uno da Ikore, pescare due da disputa, mettere in gioco un tesoro che carta fortissimo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 carte in mano. E quindi un po' malincuore, ma giocherò una palude strappata. E vai. Fresco. Farò un Lembas. Penso, no, la pesco e poi gioco un'altra Sabi. Onestissimo, vai. Beh, diciamo che il mirror match ha il vantaggio che una cosa che soffrono tipicamente questi mazzi Orzhov, che devono vedere terre, non avere contro un barn che ti sta cercando intanto di bruciare le chiavi mentre tu cerchi terre è già una cosa apprezzabile. Allora, io farò un mana. No, come faccio così? Ma come faccio non così? Per cui ti tocca. Mana bianco, Traben Inspector, creando clue. E nonostante sia un po' pesante come cosa, Odo Basilica su Sunlit Marsh. Oddio. No, ma non ha senso. Tiro su la palude, se mi dovesse servire ho il tesorino qua e buono così, inutile buttare via le robe. Vai pure. Stop. La terra. Carte in mano? È pieno, full, 7. Farò un Embass. Beh, il tuo game plan è chiaro. Sassi. Sì. È affinito questo. Esatto. E poi che dire? Passo. Stappo. Pesco la palude di prima. Vado in combat con Traben. Ok, prenderò un danno. Non prenderai un danno perché io faccio un ninjutsu con un Mukotan Ambusher. I danni sono 3 e sono lifelink. Ok. A questo punto posso con un mana bianco rigiocare il Traben. Quindi un altro clue. E passare. Allora, farò un Mojuga come terra di turno, poi X. Vabbè, se serve. Tanto poi si riprende in mano con una basilica quando ti capita. Serve. E farò un chiericolatore dell'alba, di quello di due. Sì. Poi passo. Vuoi rimuovere una carta dal cimitero, sicuro? Sono abbastanza sicuro. E neanche sto a toglierti i cartelli. In end, tappo Orzo, basilica, sacco clue. E pesco una carta. Dopodiché, stappo, pesco per il turno. Giocherò pianura. Giocherò pianura. E con 5 mana farò un paladino.
L'hai fatto. Quindi ho l'iniziativa, entro nel dungeon, mi vado a prendere una terra che la metto in mano perché ho già giocato terra del turno. Intanto che la cerco e rimescolo, ti starei attaccando per 4 danni con Traben e con Mukotai Ambusher. Bloccherei il trade, Sì. però prendo 3 danni. Piccolo di 3. E io mi curo di 3. Vai pure. Non Ho farò una preso. vispa da Elmo su un Elbas. Non sul chierico. No. Ok. Ma io ve lo chiedo, perché magari uno è indeciso. Ci sta, hai ragione, hai ragione. Tu proponi sempre. Un mazzo molto simile allora, sì. So avessi anche chiari il Goliath. Sta pure e vado, spesso. Farò un'altra disputa sul Elbas. Sì, un sacco di rimescolamenti del grimorio. Ok, terra l'ho già messo in più. Però hai due tesori, no, adesso? Giusto, sì, ho 2 tesori. Che possono servire in questi mazzi avere un mana in Un po' più. di mana in più. Con 2 mana ti farò un castello sul Goliath. No! Vado in combat col Chierico per un danno. Ma io sacrificherò il mio tesoro più il mana nero e farò un cast down sul chierico Onestissimo. per mantenere iniziativa. Ok, e allora devo andare. Allora io stappo e in questo caso andrò invece in forge, quindi metterò due segni di più uno più uno I targhetti con Forge. il Mukotai. Hai una risposta per il Ok. target sul Mukotai? No, no, no. Va Ok. bene, A questo punto pesco di turno. Pesco di turno. Gioco la pianura che mi sono preso prima con l'entrata segreta. Voglio fare io qua? Giocherò un altro Traben Inspector. Quindi ho due clou. E andrei in combat con il Mukotai e con il Traben non in Summoning Sickness. quindi non sei danni. 6 danni e io guadagno 5 di lifelink. Non credo di voler fare nient'altro in questo turno, quindi vai pure. Va bene. Va bene, vado. Primo con te un 5-4 adesso. Sì. Io con 3 mana, aspetta, lo faccio swap, penso un attimo. Sì, voglio fare da swap. Con 3 mana farò razzi. Ratti. Vuoi andare? Se posso andare in end, io pagherei 1, 2, 3, 4 mana e sacrifico i due clou per pescare due carte. Va bene.
io faccio stappo, upkeep, vado in trap, quindi perdi 5 punti vita. Allora, in risposta a quello, sì, tocca farti una spinning darkness su uno dei Draven. Fammi pensare. In risposta, disputa sul Draven che tu bersagli. Quindi. E impia anche la disputa. Ho sacrificato il Draven. Sì. E il problema è che okay, non guadagni 3 punti vita. Ma va bene. Va bene, ok. E poi se non fai altro entra il trap, quindi ne perdi 5. A questo punto pesco di turno. E ti obbligherei a usare i ratti facendo un Journey to Nowhere. Ok, io sul cast di Journey to Nowhere, sì, pago 2 danni di ratti. 2 di ratti. L'obiettivo è che io poi debba col Journey portarmi via il Mukotai? Sì. Fammi pensare. Ci perdo un turno effettivamente. Ci perdo un turno. Allora, 2 danni di ratti, quindi tutti perdiamo 2 punti vita. Il Traven Inspector muore. Vedi che non avevo pensato questa cosa. Potevo farla meglio, ma avevo voluto pensare in grande. Pensare in grande mi costa un turno. Entra in gioco Journey. Bersaglio Mukotai Ambusher. Se ne va, e purtroppo se ne vanno i suoi segnalini. La fase di combat è irrilevante. A questo punto giocherò una Korskai Fisher per riprendermi in mano il Journey to Nowhere e ritorno in mano in gioco il Mukotai Ambusher. 4, 5, 6, 7, 8 carte in mano. E vado in discard con Prismatic Strands. Vai. Sì. E la tedesco. Diciamo che mi guardo. Entra in mano a Throne Union of the First Path. Guadagni punti vita pari carte che hai in mano? Cioè peschi, io pesco una carta. Sì, peschi una carta, poi guadagni. Mi curo di 4. 4. Ok. E giocherò una basilica per riprendermi in bocca. Allora, io stappo, mantenimento, pesco una carta negli archivi, pesco carta di turno, oh. Io andrò la mancanza di Weather the Storm, vado in combat con Mukotai e Korskai Fisher. Posso fare dichiarazione d'attacco, voglio fare un 3. Sì. Poi perdi solamente 2 e io guadagno 3. Adesso vediamo se riesco a chiuderla. Terra del turno, palude. Hai 2 Goliath da fare? No, non ho Goliath. Hopeless Nightmare. Scarti una carta e perdi 2 punti vita.
da 3. Una pianura più 1, Korskaj Fischer su Hopeless Nightmare. Sì. Un mana nero, Hopeless Nightmare, scarta 1 per 2 punti vita. Scarta la pianura, ora 1. E poi Ephemerate su Korskaj Fischer e ho il mana per rigiocare gli Hopeless Nightmare. Io mano queste due, stringo la mano virtualmente e niente. Ma sono contento almeno, guarda, che mi è uscito a fine l'Hopeless, perché tutto questo mazzo nasceva intorno all'Hopeless Nightmare. In due partite non vederlo manco una volta mi sarebbe seccato effettivamente. Voilà. Ma invece giochi le Skullcap Snail? Allora, dovresti cambiare i ratti con esso, esatto, esatto, esatto. Come ti dicevo, questo è il mazzo pre Ixalan, pre Lost Caves of Ixalan, e quindi non ha le Tithing Blade, che dovrei comunque implementare almeno inside o due chainer, ma sai com'è, con la ricorsività delle Korskaj Fischer, degli aviari, a quel punto piuttosto che le chainer mettiamo le Tithing Blade, e al posto dei ratti le lumache che esiliano le carte dalla mano, e poi per il resto non mi ricordo come volevo ancora modificarlo, ma forse anche basta così. È un mazzo carino. Però bene i Glint Talk, che tirano su sia appunto la Blade, sì, ma anche se giochi il Virus Beetle di Kamigawa, anche lui è un ratto che quando entra scarti, no? Esatto, diciamo che lì cambierei ancora qualcosa nel mazzo, metterei qualche altro fatto in più, metterei i Candy Trail, sarebbe un mazzo un po' diverso effettivamente. Per mantenere un mazzo come questo qui, con questo ritmo, quindi con queste tempistiche, con queste ricorsività, lo terrei così con le modifiche che ti ho detto. Altrimenti farei un mazzo leggermente diverso, probabilmente più performante, quindi più aggressivo, più veloce, che richiede meno mana e che ha ricorsività di quel tipo lì. Ma a quel punto diventano meno impattanti gli Hopeless Nightmare, perché non sono prendibili da Glintok, e toglierei gli aviari mechanic, toglierei gli Hopeless Nightmare per avere più distruzione, così. Cambia un po' effettivamente, okay. Sì. E vuoi fare un commentino sul tuo mazzo, se abbiamo visto tutto, se ci è mancato qualcosa? Allora, fondamentalmente vuole essere PG Garden, vuole scimmiottarlo un po', solo che col bianco cambia, diciamo, i Avenging Hunter per i Goliath Paladin. Esatto. Che siamo lì più o meno. Sì, è un buon cambio quello. Non sono un grande fan di questa, però, di Union, però effettivamente ti cura abbastanza. Solitamente, se non hai la fretta o di certi matchup, può curarti di 7-8 vite al botto questa Union. Mm-hmm. E come carte bianche di main non ne ho altre. Di side ho però il chierico o i Dust to Dust, c'è il bianco, una bella side che puoi permetterti di giocare dopo. Però non so quanto valga la candela, sinceramente. Poi, ecco, la mancanza di Carny Garden proprio si sente, avere una creatura in meno, certe volte con la disputa in mano, qua come terre bianche che fanno un po' di utility, c'è una Kabira Crossroad, che è quella che cura di 2 punti vita dentro. Sì, tappata, entra in gioco però tappata, mana bianco. Sì, sì, assolutamente. Non è assolutamente un Carny Garden per i fini del mazzo, no, però infatti. Sto provando un monocoppia, così, quando serve, Hidden Courtyard, okay, che sono 9 certo caverne che hanno paga 5 mana, sacrifica e fai discover 4. Vanno provate quelle, vanno provate, perché possono, secondo me, trovare dei momenti di gioco, ma non così banali. Diciamo 1-2 per, sì, massimo, sì, massimo, sì, massimo sta, nei mazzi. Le Titan Blade potrebbero essere comunque un buon affare. Assolutamente, poi ci vogliono veramente tanto. Anche senza la ricorsività, anche solo per girarle a un certo punto e cominciare a drenare un po' alla volta, in un mazzo che tende molto a controllare con tanti removal, con un po' di blocchi,
fanno il loro sporco lavoro. Bene, Baldo, ti vai a rimetterti, vai a recuperare le energie. Yes. Cerca di guarire, non aiutare troppo i tuoi colleghi, fagli capire quanto gli manchi. Fai sentire la tua mancanza. Io spero un giorno di batterti qua in diretta, ma quel giorno non è arrivato. Sì, ma sì. Guarda, ognuno ha i suoi incubi. Io non batto mai David, no? Senza un reale motivo. Va così. È la chiappa che chiama le carte. Ci vediamo dal vivo prossimamente, Henry. Alla prossima. Ciao, caro. Ciao.